Il Grande Fratello VIP è finito da una ventina di giorni, ma nonostante ciò gli ex concorrenti continuano ad essere al centro del gossip. Video. Tra questi c'è indubbiamente Benedetta Mazza che nelle ultime ore è stata duramente criticata per delle fotografie pubblicate sui social. La conduttrice emiliana, infatti, è stata accusata di ostentare la sua ricchezza su Instagram. Queste insinuazioni non sono affatto piaciute a Benedetta, la quale ha prontamente replicato, rendendosi protagonista di un serrato botta e risposta con un utente del social network. Benedetta Mazza è accusata di essere cambiata dopo il Grande Fratello VIP. Benedetta Mazza, dunque, è tornata a far parlare di sé dopo i rumors relativi al presunto flirt con Stefano Sala. L'ex professoressa dell'eredità è finita nell'occhio del ciclone dopo aver postato dei selfie in cui compare in case lussuose, location prestigiose e servizi altamente personalizzati. L'ex modella è stata presa di mira dai follower di Instagram perché mostrerebbe in maniera eccessiva la sua vita da benestante. Un utente, in particolare, ha affermato che l'ex concorrente del Grande Fratello VIP fingerebbe di essere una ragazza semplice quando, in realtà, non fa altro che pubblicizzare prodotti molto costosi e alloggiare in appartamenti prestigiosi. Qualcun altro, invece, l'ha definita sarcasticamente la nuova Chiara Ferragni, aggiungendo che preferisce di gran lunga Giulia Salem. Video. Tipica ragazza della porta accanto. La Mazza risponde alle critiche e lo sfogo su Instagram dopo aver letto le numerose critiche dei follower. Benedetta Mazza ha deciso di rispondere, confrontandosi soprattutto con una persona che, più delle altre, l'aveva accusata di essere profondamente cambiata dopo aver partecipato al GF VIP. L'attrice 29enne ha ribattuto dichiarando: "Ho fatto diversi lavori nella mia vita e non devo ringraziare nessuno se non me stessa. Di conseguenza, ora che ho la fortuna di godere di certi privilegi, non capisco quale sia il problema." Inoltre ci ha tenuto a precisare che l'umiltà di una persona non si misura da ciò che la circonda, ma da come si comporta con gli altri. Nel corso del suo intervento su Instagram, Benedetta ha chiarito che, dopo essere stata per più di 2 mesi dinanzi alle telecamere 24 ore su 24, sicuramente chi l'ha seguita si sarà fatto un'idea ben precisa della sua personalità che, al contrario, non può essere giudicata basandosi semplicemente su un singolo post. Infine ha consigliato di imparare a leggere fra le righe, senza fermarsi alle banalità. Nonostante la pronta risposta della conduttrice parmigiana, sembra che i fan abbiano continuato a non gradire questo tipo di atteggiamento, e non si esclude che alcuni possano anche smettere di seguirla su Instagram. Nel frattempo Benedetta Mazza continua a coltivare la sua amicizia con Stefano Sala. I due giovani di recente hanno annunciato che stanno collaborando ad un ambizioso progetto musicale, dando qualche anticipazione ai rispettivi fan tramite alcune Instagram Stories.